facendo adesso lo stiamo facendo grazie a quello che sta avvenendo nei territori, cioè quello che i 6 anni che abbiamo vissuto, e grazie soprattutto all'allenamento costante che abbiamo vissuto, la tenacia nel portare le nostre battaglie, il fatto di non avere soggezione di dire la propria anche in un consiglio comunale. Adesso siamo in grande in un'aula parlamentare, noi siamo quelli che assicurano sempre la presenza all'interno delle aule parlamentari, e questo lo facciamo non solo per il senso di responsabilità che abbiamo ciascuno di noi, ma soprattutto perché noi dobbiamo pensare a chi sta fuori, e siete voi. Nel momento in cui noi non svolgiamo i nostri compiti, noi sappiamo che ci sono, c'è una rete di cittadini che ci sta controllando nel senso più positivo del termine, e questa cosa agli altri non esiste. Gli altri possono avere comportamenti costanti, sbagliati, possono decidere di prendere delle decisioni personali senza pensare agli altri, alla rete. Noi abbiamo un grosso problema, questo già è stato affrontato negli interventi prima. Per poter lavorare abbiamo bisogno di iniziare con i lavori delle commissioni. Noi siamo stati i primi che hanno presentato i nomi in tutte le commissioni. Noi abbiamo presentato i nomi anche alla presidenza della Camera, alla vicepresidenza, noi ci siamo sempre. Qualsiasi ruolo viene proposto, noi siamo lì con una risposta. Perché noi sappiamo che se siamo lì è per un motivo, è perché noi possiamo governare tranquillamente. Io questa tranquillità vorrei che la vivessimo tutti, perché noi là dentro siamo dalle 9 alle 10 e abbiamo perso un po' della percezione alla 10 di sera, 9 e 10 di sera, 9 e 22, e abbiamo perso la percezione di quello che voi vivete costantemente, le continue richieste sulla fiducia, le continue richieste di alleanze, perché non abbiamo formulato dei nomi, il massacro mediatico che stiamo vivendo costantemente, le interviste prese, estrapolate, una frase così messa e girata male, il fatto di volerci per forza vedere divisi quando non è vero. Noi siamo in perenne riunione dal 15, noi abbiamo vissuto le riunioni del Meetup, sappiamo che durante le riunioni ci sono conversazioni lunghe, alcune posizioni che possono sembrare delle discussioni, ma in realtà... Un attimo, ci saluta Luigi Di Maio, ciao Luigi, con la cosa. In realtà le discussioni che abbiamo non sono sentore di una divisione, è probabile che alcune persone decideranno un altro cammino, ma non è di relativo a una possibile spaccatura. Una certezza che dovete avere, poi passo la parola a loro, che il gruppo campano è meraviglioso. Noi siamo venuti tutti quanti da diversi siamo quelli più compatti sul progetto, senza neanche avere il momento di esitazione su momenti difficili, questo lo dico soprattutto alla Camera, ma per esempio parlerà del Senato. Abbiamo avuto una posizione conforme perché noi sappiamo e riconosciamo tutte le difficoltà che abbiamo vissuto sul territorio. Quindi io lo so che dura, adesso è venuto il momento e vi chiedo una mano di aiutarci a far uscire fuori questa questione delle commissioni. Noi purtroppo, e lo dico per prima critica personale, io non riesco ad aggiornare spessissimo i miei stati su Facebook oppure farvi un resoconto dettagliato, su questo solo il Meetup sta lavorando molto. Aiutateci voi, fate far percepire l'importanza di un inizio dei lavori subito, costante, fate capire agli altri come lavoriamo, e quindi facciamo rete, questo è.